Ed eccoci di nuovo con i tarocchi svelati. Siamo arrivati alla mitica tredicesima carta, tanto attesa da Nicola. Ciao Nicola. Ciao Claudio, salve a tutti ed eccoci alla mitica carta, come diceva il carissimo Claudio, di cui parlammo la volta scorsa. Sono finiti parzialmente o totalmente i personaggi che abbiamo visto, quelli umani, il mondo fisico, il piano fisico, e ci avviamo a un piano di successione. L'unica carta che, mentre il matto non porta un numero, questa lo porta ben chiaro, vedremo anche il perché, ma non ha scritto sotto il nome. I motivi sono tanti nelle interpretazioni, il più immediato che mi viene da dire è che motivi di denominazioni non ce ne sono, in quanto anche un qualunque profano che non si sia mai interessato né di tarocchi né di carte, neanche di disegno in ogni modo, non avrebbe alcuna difficoltà a capire che l'immagine che ci appare non è certamente quella di una persona che in senso fisico e o psichico sia in buona e ottima salute e forma. C'è una prima data, noi ricordiamoci sempre il mago giocoliere, che è anche prestidigitatore, con, è la settima volta forse che lo dico, senza tramontare in merito, la prima regola, dice il maestro Silva, nel depistaggio, che va dalla parola, la dialettica, la capacità addirittura di una magia mentale di portare su un certo piano, e anche da complici, primo fra tutti la valletta che con i suoi modi riesce a distrarre almeno un pubblico, una metà del cielo, il pubblico maschile. Ma al di là da questo momento di diversificazione, andiamo alla lama, guardiamola e osserviamo che c'è qualcosa che, come un po' in tutti i momenti dei tarocchi, apparentemente contraddittorio. Se è persona che è morta, l'immagine invece ci dà l'idea di uno scheletro che è animato e sta muovendo un attrezzo caro a un grande pianeta. Già lo citavo la volta scorsa, l'antico dio Cronos, o Saturno, che dir si voglia, come usa la falce Saturno, non la usa nessuno. Quindi questo elemento a simbolo di Saturno, anche perché ogni pianeta domina su certe parti del corpo e del segno. Saturno nel Capricorno domina sulle ossa in generale, denti, ossa, tutto lo scheletro. Ma qui questa carta, che è in un certo modo di immagine della fine, ha due elementi apparentemente di contraddizione. Intanto non è, essendo carta di fine, se dovesse essere carta di fine, la 22ª, cioè ultima carta di tarocchi. No, è la 13ª. Ed ecco perché in tutti gli ambienti anglosassoni, ma anche non anglosassoni, tranne quelli neolatini, ha avuto un significato il numero 13, di numero malefico. Su molti aerei di linee estere americane non c'è il numero 13, come da noi è il 17. 17 capitò perché, come è scritto in numero romano, se andiamo a invertire, mettiamo la 5, la V per prima, si legge Vixi, mettendo, giocando, invertendo, e Vixi sta per Vissi, quindi sono morto. A questo punto un egregore di persona ha collegato questa immagine, un gruppo, grande o piccolo che sia, come succede agli stati, nelle congreghe, come succede nelle parrocchie, come può succedere in un fenomeno calcistico, eccetera, ha animato, ha attivato un simbolo e il simbolo prende forza e vigore. Ma non è questo il punto che ci interessava di vedere. L'elemento esoterico sta nel fatto che questo elemento, che simboleggia la fine e la morte, e non lo porta scritto di proposito, è animato. Si muove e sta falciando, tagliando, sistemando teste di persone che non sembrano manco soffrire tantissimo, ancora vive, e delle mani che fuoriescono. Cioè, questo è l'elemento che ci dice che ciò che ci sembra la fine, o ciò che è in senso profano la fine di un fenomeno, di un momento, è in realtà soltanto la trasformazione, la nascita di quello che è un elemento nuovo.
Quindi, per il mondo magico, chi è nato sul piano fisico è già morto e viceversa, chi è morto è già nato. Ecco perché non è l'ultimo, ma sta al centro di un discorso che apre il discorso del mondo eterico. È già morto perché nell'istante in cui è venuto fuori, cioè si è messo in un piano fisico il corpo eterico, lo spirito, detto in termini più chiari, antichi e tradizionali della magia, inizia già una fase che lo avvicinerà poi alla fine. Ma nell'istante in cui lascia il corpo fisico e nasce al corpo spiritico, cioè torna nell'aldilà. Tanto è che nell'antica tradizione, tra virgolette, popolare della interpretazione dei sogni, si è sempre detto che sognare una persona che è non più vivente su questo piano porta, tra virgolette, bene, e viceversa, semmai sognare un bambino piccolissimo appena in fasce porta presagio di notizie non buone. Perché il linguaggio dell'aldilà è chiaro che è diverso dal nostro. Per uno che nasce qui è un'entità energetica che viene meno nell'aldilà. Per uno che lascia la vita fisica qui è una perdita qui, ma è un arrivo nell'aldilà. Quindi il loro linguaggio è invertito, come ci ha detto e ci anticipava, iniziando adesso questo discorso dalla nuova carta, quella precedente della settimana scorsa, dell'appeso. Sta tagliando, sta falciando con lo strumento della falce, ma c'è anche un modo forse un po' inverso di usare la falce. Non la usa in modo destorso, ma sinistrorso. Cioè non sta dando, come normalmente verrebbe di dare il colpo partendo da destra, ma partendo da sinistra. Questo lo troviamo molto anche nel piano magico, iniziatico, ma anche in altre istituzioni, organizzazioni, e sempre il messaggio a chi ha orecchie per intendere. Quando si fa la squadratura del tempio, alcune volte la si è fatta per decenni, girando in modo destrorso e a volte in modo sinistorso. Questo sta a indicare nei rituali magici, ma è solo per una comunicazione, ma il discorso diventa un tantino più complesso a volte perché iniziamo a salire nella conoscenza e nell'operatività. Quando si fa il cerchio magico, eccetera, se fatto verso sinistra, cioè in senso antiorario, giriamo la sveglia all'indietro, tanto per capirci, è come la vite che girandola si solleva dalla terra per andare verso l'aria. Quindi stiamo facendo un rito che va verso una fase di spiritualità, di potenza, per avere conoscenza, energia, magnetismo, assistenza sugli altri. Quando giriamo in modo destrorso, cioè come se avvitassimo la vita, in senso orario, quello della sveglia per intenderci, stiamo facendo un rituale che va verso la materia, verso il cambiamento di qualcosa, ritorno di un amore, potenziamento della situazione economica, aggiustamento di un guaio tra amici, quello che vogliamo, ma che riguarda il piano dei primi 12 elementi delle rame, cioè più fisico. Quando andiamo verso l'eterico e il mistico, giriamo in senso antiorario, quindi seguendo o andando in modo opposto o diretto al cammino apparente del sole. Questa carta quindi di nascita, rinascita, rappresenta per certi aspetti la fase centrale del solstizio d'inverno, in chiave di collegamento astrologico, perché la natura con l'inverno sembra apparentemente morire. L'albero resta spoglio, senza i fiorellini romantici della primavera, senza alberi ben conditi, resta quello che è la parola magica essenziale di Saturno e del Capricorno: praticità, essenzialismo, tutto ciò quanto serve QB, quanto basta. Ma in questo dato di morte apparente, sotto la terra, nascosto o alla neve, non è che ci sia morte. C'è un dinamismo, ecco perché lo scheletro è animato, affinché si possa poi preparare in un lavoro non visibile, i 3 più 4, i 2 equinozi e il solstizio d'estate. Qui siamo a quello nascosto, ma più potente, e proprio qui c'è la fase della rigenerazione che esploderà con l'equinozio di primavera, con la rinascita della natura e con la riete che parte, come un missile che stanno sparando di danni in danni purtroppo in certa terra. Ma adesso non è l'era con questa carta dei missili, è l'era dell'attesa. Quando esce nei tarocchi, a parte certamente in certe domande specifiche, non è una carta buona per eccellenza, no? Se no indoriamo tutto, ma può stare a indicare, spesso indica un momento in cui bisogna fermarsi,
attendere, meditare, essere un buon capricornio, vi assicuro che significa avere forza, capacità e vigore per resistere ai decenni e ai secoli. Tanto è che nel corpo umano, una volta finita la sua funzione sulla materia, si consumerà lentamente un po' tutto, ma le ossa resteranno nei millenni, perché il capricorno è ed è capace di superare tutti gli ostacoli e resistere per tempi infiniti. E abbiamo concluso. Grazie. Vabbè, quindi chiaramente quando esce una carta della morte, è vero che sì, come dicevi tu, Marti, però allo stesso tempo indica che ci sarà comunque un cambiamento, no? Assolutamente sì, assolutamente sì. Perfetto. Va bene, ci vediamo alla prossima. Grazie. Alla prossima. Salve a tutti, un abbraccio forte, forte, forte a te.